Ok, ora penso che vada bene. Allora, nella prima parte, diciamo, del pomeriggio abbiamo affrontato appunto questo argomento, abbiamo cominciato ad affrontare l'argomento relativo al concetto di innovazione, attraverso tutte le sue varie definizioni, sfaccettature, ma soprattutto attraverso la corretta interpretazione che dobbiamo dare a questo termine nel momento stesso in cui noi intendiamo fare impresa o nel momento stesso in cui noi siamo inseriti in delle realtà imprenditoriali e quindi siamo una delle risorse di quella realtà imprenditoriale. Attraverso quindi la conoscenza abbiamo visto di tutte quelle che sono le varie forme, o meglio le varie espressioni del concetto di innovazione, da innovazione sociale, innovazione tecnologica e via dicendo, automaticamente poi abbiamo potuto vedere come si può arrivare a un concetto ben più definito di knowledge management, cioè di conoscenza, o meglio, di capacità di gestire le conoscenze, la conoscenza. La parte inerente, ovviamente, il knowledge management è una parte un po' più, diciamo, teorica, un po' più pesante, che oggi ve la risparmio perché abbiamo anche esigenze di tempo, visto che sono passate quasi 2 ore. Eventualmente, se avremo modo, le rivedremo un po' più in là nei prossimi giorni o comunque voi li potrete ritrovare nelle dispense che verranno pubblicate nell'ambito del vostro gruppo su Facebook da parte dell'associazione Sintesi. Perché questo? Perché invece io avrei intenzione adesso di passare ad un aspetto, appunto, l'analisi di un aspetto molto più operativo che sicuramente vi interessa molto anche sulla base di quello che è di quelli che sono i modelli che vi ho fornito nei giorni precedenti di business plan. Cioè andiamo ad affrontare un argomento che interesserà sicuramente prima o poi tutti, che è quello del business plan efficace per un'idea imprenditoriale. Cioè, come devo redigere il mio business plan affinché la mia idea imprenditoriale sia un'idea ovviamente vincente e quindi il business plan deve risultare essere un business plan efficace, indipendentemente da quella che può essere la finalità che avrà il nostro business plan, a seconda che io sia un neoimprenditore o che sia un imprenditore già affermato, a seconda che io debba richiedere dei finanziamenti ordinari o dei finanziamenti agevolati ai soggetti preposti oppure no. Vediamo un po' più da vicino il tutto. Abbiamo già ben ampiamente parlato del fatto del motivo per cui deve essere redatto un business plan, a cosa serve un business plan. Ve lo ricordate quali erano, io ve li ho accennati adesso, quali sono, diciamo, le esigenze principali. Supponiamo che voi dovete avviare un'attività di impresa nuova, per cui dovete programmare il percorso che farete sin dalla fase di startup iniziale e quindi decidete di redigere il vostro business plan. Per quale motivo lo redigete? Per quale motivo? Quali possono essere i motivi per cui avete bisogno del business plan, quindi? Piano, diciamo, regolatore per il modo da poter Per avere innanzitutto una guida, una guida, ok? Per avere una guida, dicevi su? vedere un po' più chiaro. Esatto, per avere una guida, avere le idee chiare su come dovrò procedere. Primo. Secondo, perché mi serve un business plan? Perché potrebbe servirmi un business plan? Racchiudere un'idea di quello che dobbiamo fare, cioè un'idea di quale impresa vogliamo. Sì, ma a livello pratico, all'atto pratico. Descrivere tutte, cioè, investimenti, tutto l'atto pratico economico, diciamo, no? Stato Perché mi faccia da patrimoniale. guida? Siamo sempre nel primo esempio. Ma all'atto pratico perché ho bisogno di un finanziamento. Ok? Ho bisogno di un finanziamento e perché devo predisporre questo business plan allora? Un finanziamento ad esempio ordinario, secondo voi perché? Può essere, se io mi rivolgo ad un istituto bancario, secondo voi può essere uno strumento valido, una carta valida a mio favore oppure no? Nei confronti della banca che mi deve dare il credito. Certo, sì. Però la banca vuole anche qualche garanzia. Sì,
siamo d'accordo. Nel business plan tu descrivi tutto quello che... Che dovrai fare? Che più o meno le cose che vorresti per poter chiedere il finanziamento. Che dovrai fare? Tutto ciò che intendi fare e come farlo? Come intendi intraprendere? È giusto, tu dici ok che ci sono, la banca vuole delle garanzie. Se un'impresa SAPA, no? Se affida, può avere investimenti sia da persone ristrette che anche dalle banche. Quindi sì, ci può essere una partecipazione pure, ma questo quando io creo una realtà abbastanza grande, per cui la banca dice oh, ci voglio entrare anch'io in questo gioco. Ma nella stragrande maggioranza dei casi è perché mi serve avere un finanziamento per poter sostenere gli investimenti, per poter avere la possibilità di effettuare gli investimenti che devo realizzare. E giustamente dicevi, mi dicevate, sì, la banca devo dare delle garanzie. Non sempre è così, guardate. Ci sono degli istituti bancari che attraverso le loro politiche strategiche di acquisizione della clientela guardano con particolare favore anche alle neoimprese, ai giovani, attraverso dei finanziamenti a garanzie zero richieste, attraverso dei finanziamenti agevolati perché gli istituti di credito a loro volta vi permettono di usufruire poi di agevolazioni comunitarie, di contributi comunitari. Molte banche purtroppo non sono attente e sensibili a questo, però ce ne sono alcune. Anche lì noi dobbiamo fare una ricerca che non deve essere limitata al nostro territorio, vedere quale istituto di credito potrebbe essere quello che più potrebbe aiutarmi in relazione alla condizione in cui mi trovo io adesso, ok? Anche perché, guardate, parlare di garanzie reali, si parla di garanzie reali nel momento stesso in cui noi andiamo a chiedere un finanziamento che comincia ad essere un po' cospicuo. Cominciamo a parlare di mutui, si comincia a parlare di finanziamenti superiori ai 30.000 euro. Però, per esigenze di credito inferiori, ok, ci sono degli istituti di credito che possono essere molto attenti a questo. Ci sono, io ve lo posso garantire. Poi, ovviamente, il business plan serve anche per poter richiedere ai soggetti, agli enti preposti, finanziamenti agevolati con contributi provenienti dai fondi strutturali europei. Adesso noi ci troviamo in una fase di passaggio a livello di fondi strutturali. Siamo passati dall'agenda strutturale 2007-2013 all'agenda strutturale 2014-2020, per cui c'è tutta la nuova programmazione. Che significa questo? Significa che la Comunità Europea ha destinato tutte le risorse nelle varie aree di riferimento dell'Unione stessa europea. Quindi queste risorse vengono gestite direttamente dalle regioni, va bene? E ogni regione a sua volta deve predisporre il proprio cosiddetto PSR, Piano di Sviluppo Regionale, attraverso il quale procede all'allocazione di queste risorse, individuando ulteriori soggetti gestori, che possono essere ad esempio nel nostro territorio GAL, no? Quello è un soggetto, possono essere le province, possono essere i comuni stessi, ok? Quindi business plan è molto importante. E secondo voi, qual è lo scopo principale del business plan? Indipendentemente dal soggetto che lo richiede, che posso essere io stesso, che serve perché serve a me, può essere la banca, può essere la regione. Il business plan deve fare cosa? Deve convincere e convincerci che ciò che stiamo per fare è valido, è giusto. Ok? Non esiste che un business plan che dimostra che una determinata iniziativa d'impresa non sarà valida. Ok? Perché? Perché il business plan prevede una costruzione step by step, come vi dicevo l'altra volta. Quindi passiamo ad analizzare diversi settori, uno concatenato all'altro, e vediamo il perché.
Vedete? Plan. Riuscite a leggere, no? Sì, pianificazione, che significa azione, che porta ad una valutazione, ok? Quindi a un monitoraggio, e questo ti permette il miglioramento automaticamente a un'ulteriore pianificazione. È un circuito chiuso. Quindi il business plan serve a dare concretezza alla vostra idea imprenditoriale, verificandone la fattibilità e convincendo sulla fattibilità. Simula il funzionamento reale della vostra impresa. Poi ancora, aiuta a riflettere, quindi quelli sono le due, diciamo, finalità principali. Dare concretezza alla nostra idea d'impresa e verificarne la fattibilità. Ma serve anche a simulare quello che sarà il funzionamento reale dell'impresa, una volta superata la sua fase di startup. Vale la stessa cosa anche per aziende già esistenti che intendono implementarsi e migliorarsi, però in relazione a quella che è la realtà nostra formativa, parliamo di neoimprese, di nuove iniziative di impresa da voi intraprese. Quindi, dicevo, il business plan serve a riflettere razionalmente sulla propria idea, a pianificare l'attività, cercando di indicarne i modi, i tempi e le risorse che occorrono, a simulare i costi che avrà la mia iniziativa ed eventualmente ad aggiustare un po' il tiro. A verificare tutte le coerenze e la fattibilità dell'iniziativa in relazione ad un'analisi dettagliata dei vari aspetti giuridici, finanziari, organizzativi, di mercato, cioè affinché nulla possa ostacolare dal punto di vista giuridico, finanziario, organizzativo o a livello di mercato la mia idea, la mia iniziativa, affinché questa possa diventare appunto vincente. Poi serve anche a mettere alla prova e a migliorare le mie capacità imprenditoriali. E anche, come dicevamo prima, a convincere i futuri finanziatori e investitori della realizzabilità della mia idea e soprattutto della profittabilità, cioè del rendimento che determinerà economico, del ricavo economico che determinerà la realizzazione della mia iniziativa, soprattutto quando io mi rivolgo ovviamente a dei finanziatori ordinari, le banche, che mi finanziano, ma anche gli enti che erogano contributi a fondo perduto, non è che lo danno a tutti. Perché si fa un processo tutto di valutazione nel merito? Perché ovviamente io, ente gestore, devo favorire chi effettivamente mi dà fiducia. Ok? Chi presenta delle credenzialità tali perché, prima di tutto, mi possa restituire quella che è la parte che mi deve restituire, e in secondo luogo, affinché io non abbia sprecato questi fondi, questi contributi a fondo perduto, dandoli a qualcuno e destinandoli male. Magari avrei potuto destinarli ad altri che avrebbero sicuramente realizzato qualcosa di più redditizio. Come è fatto un business plan? In linea generale, quello che diciamo adesso lo potete anche riscontrare su quel modello che abbiamo visto. Di solito un buon business plan non è diciamo, un volume enciclopedico. È in sintesi, si racchiude in 15-20 pagine solitamente, dove ci deve essere una parte descrittiva. Descrittiva di che cosa? Dell'idea, del progetto, dell'idea, non solo. Poi, cosa dobbiamo descrivere più? Chi siamo? I dati anagrafici, anche, in alcuni casi è importante, in altri meno. Quindi, la forma giuridica, descrivere qual è il soggetto che ha predisposto il business plan, descrivere chi sono i singoli soci, ok? Poi contiene delle tabelle e degli indici economico-finanziari. Nella parte descrittiva va analizzato soprattutto il contesto competitivo, cioè il mercato di riferimento, e la mia formula imprenditoriale, cioè io devo analizzare chi sono i miei concorrenti, qual è il mio mercato innanzitutto, chi sono i miei clienti, chi
chi sono i miei concorrenti e perché la mia idea sarà vincente. Ok? Perché il mio prodotto offerto riuscirà ad attecchire nel mercato, riuscirà a permettermi, mi permetterà, scusate, di acquisire clientela, di strapparla dai competitors. Nelle tabelle poi cosa si evincerà? Il profilo economico e finanziario dell'azienda, cioè che significa? Quanti soldi servono? Quanto pensiamo noi di fatturare? Come fatturare e in che tempi fatturarli? Quindi darci anche una programmazione temporale. Innanzitutto dobbiamo poi comunque indicare nel business plan un executive summary, una sintesi, ok? Una sintesi, praticamente una suddivisione di argomenti. Attraverso tale suddivisione noi indicheremo la mission, cioè perché la mia idea è buona. Lo metto per iscritto perché ci credo innanzitutto, no? Ma devo convincere prima di tutto me stesso, poi devo convincere il mercato, devo convincere il finanziatore che la mia idea è buona. Guardate come è strettamente anche connesso al concetto di innovazione. Io devo essere innovativo nella mia offerta, eh? Molte volte, a meno che non mi sono inventato un qualcosa che non esiste sul mercato, ma comunque deve partire già innovativa perché poi avrà i suoi imitatori che abbiamo visto prima, prima o poi. Il problema, cioè dobbiamo indicare anche il perché la mia iniziativa imprenditoriale rappresenta una soluzione a un determinato problema, che può essere una carenza nell'offerta di prodotti o di servizi, che può essere una determinata esigenza di un gruppo particolare di clienti che ancora il mercato non soddisfa. Ok? Deve indicare una soluzione. Cioè noi dobbiamo proprio indicare precisamente che cosa offriamo, quali sono i prodotti offerti o i servizi erogati. Dobbiamo indicare chi sono i nostri clienti, i nostri gruppi di clienti. Dobbiamo indicare anche quella che è la nostra area geografica di riferimento, dove ci inseriremo, ma anche la nostra area di mercato. Ok? Nella sintesi va indicata, attenzione, l'executive summary sarebbe la sezione C del modello che io vi ho dato, l'idea di impresa, eh? Ok? Qui devono essere contenuti tutti questi spunti qua, che poi saranno a loro volta il frutto della redazione di altre sezioni che vedremo poi del business plan. Però nell'executive summary, cioè nell'idea sintetica fondamentale che deve in poche parole esprimere tutti questi aspetti, è qui che si gioca il 50% della validità del mio business plan. È quello che vi dicevo prima, il biglietto da visita, l'executive summary, che ovviamente viene collocato sempre all'inizio di un business plan, o comunque dopo aver specificato i dati anagrafici del soggetto proponente, che può essere una società o che può essere una persona fisica, un singolo individuo. Nel caso di società, ovviamente anche indicando chi siamo in questa società. Dobbiamo indicare nella nostra idea, nel nostro specchietto iniziale, executive, nella nostra sintesi fondamentale, quale sarà il vantaggio competitivo che io riuscirò ad acquisire rispetto ai miei concorrenti. Perché io ci riuscirò e non gli altri? Il mio modello di iniziativa, di impresa, perché è migliore di quella offerta dagli altri, di quello degli altri? Guardate, sono domande che possono sembrare astratte, ma se noi non riusciamo a dare una giusta risposta, probabilmente già da ciò si evince che quello che stiamo per avviare noi non è nulla di che rispetto a tanto altro che esiste sul mercato. E quindi diventa un problema riuscire a, ovviamente, ad acquisire una posizione competitiva vantaggiosa nel mercato rispetto agli altri. Perché i clienti fidelizzati dei nostri concorrenti dovrebbero abbandonarli, questi concorrenti miei, per venire da me, se non offro nulla di innovativo?
E poi anche nell'executive summary viene indicato il modello, cioè noi indicheremo un po' in parole, in sintesi, come guadagneremo dalla nostra iniziativa, da chi, come intendiamo misurare l'andamento della mia iniziativa d'impresa. Poi, ovviamente, altrettanto importante è indicare la squadra. Nel caso in cui io sia titolare unico, anche descrivere le mie risorse. Quindi per capire se siamo qualificati, se abbiamo coperto tutti i ruoli fondamentali per la gestione della nostra azienda. E poi ovviamente si conclude sempre il nostro business, la nostra sintesi di business plan in una promessa. Quali saranno le mie proiezioni economiche credibili? Cioè, tra qua e 3 anni cosa avrò realizzato? Ok? Quindi quanto mi servirà per partire? Ovviamente tutti questi, quello che abbiamo visto, che noi dobbiamo esprimere in questo biglietto da visita, in questa parte sintetica di illustrazione della nostra iniziativa di impresa, viene sviluppato attraverso le varie fasi del processo di realizzazione del business plan. Qual è la prima fase? Pianificare. Di quali informazioni ho bisogno? Questa è la prima fase. La prima cosa, prima di redigere il business plan, devo dirmi. Di cosa ho bisogno? Devo cominciare a raccogliere tutte le informazioni possibili per poi potermi mettere a redigere. In primis, ovviamente, capire quali sono gli investimenti, per esempio, che devo andare a realizzare, no? Per capire qual è il budget di spesa di cui dovrò disporre. Poi, secondo voi, qual è la seconda fase? Vediamo. Si accettano, diciamo, proposte, si accettano indicazioni, va? Qual è la seconda fase? Quale potrebbe essere? Dopo aver raccolto le informazioni, quindi pianificato. Secondo voi? Immaginate che dovete redigerlo, dovete scriverlo il vostro business plan. Allora, ho raccolto le informazioni, dopo che faccio? Individuo le fonti. Ok? È normale, io ho preso delle informazioni, ma sono informazioni valide. Ok? Ancora sono in una fase di selezione delle informazioni. Acquisisco i dati e tutte le informazioni. Dopo aver capito qu di quali ho bisogno, quali sono le fonti più attendibili, le acquisisco le informazioni e i dati che devono riguardare il mercato e più precisamente chi saranno i potenziali clienti. Chi saranno i concorrenti, chi saranno i fornitori. Date informazioni inerenti gli aspetti tecnico-produttivi, quali saranno gli impianti o comunque gli investimenti che devo realizzare. Per impianti intendiamo proprio gli investimenti da realizzare. Se avrò bisogno di eventuali brevetti da acquisire, se avrò bisogno di determinate competenze che dovrò avere io o che dovranno avere le mie risorse. E di quali materie prime avrò bisogno per poter svolgere la mia attività? Dati e informazioni che devono anche riguardare gli aspetti finanziari. Gli aspetti finanziari, quindi il costo del denaro, le agevolazioni, gli interessi attivi, quali sono, ok? La quarta fase è quella di rielaborare i dati e le informazioni che abbiamo raccolto. Rielaborare i dati e le informazioni che abbiamo raccolto. Poi ancora, dobbiamo valutare quali sono gli obiettivi e formulare anche quali sono le strategie vincenti per raggiungerli. Ok? Come vedete, questo è il frutto anche di un lavoro svolto in un corso di business ICT, come potete leggere sotto. Quindi gli argomenti riguardano proprio l'ambito proprio dei settori innovativi. Dobbiamo trasformare le informazioni in dati che devono essere inseriti in tabelle e in prospetti economico-finanziari. Infine,
Dobbiamo redigere il business plan. Alla fine redigiamo il business plan, quando abbiamo superato tutte le fasi precedenti. Quindi un buon business plan si compone di un indice di questo tipo. Non so se riuscite a vedere, altrimenti vediamo se riesco ad allargare un po'. No, vabbè. Quindi l'idea di impresa, il primo capitolo deve riguardare l'idea di impresa, quindi la sintesi del progetto di impresa, l'executive summary che abbiamo visto prima. Dobbiamo indicare qual è il settore di attività e qual è la forma giuridica che intendiamo darci e qual è il gruppo imprenditoriale qualora sia una società. Nel secondo capitolo dobbiamo indicare il prodotto che intendiamo offrire o i servizi che intendiamo erogare, presentandoli in maniera schematica, descrivendoli brevemente e soprattutto indicando quali sono gli elementi di innovazione di questi prodotti o servizi che offrirò, per poi passare all'analisi del mercato. Nell'analizzare il mercato, io ovviamente dovrò affrontare redigere una breve introduzione del mercato dove dovrò indicare quali sono le tendenze del mercato di riferimento e qual è il contesto competitivo di quel mercato. Segmentare il mercato, che significa segmentare il mercato? Vediamo, che per segmentazione del mercato cosa intendiamo? Suddividere, ecco, dividere il mercato o che cosa del mercato? Dipende da quello che noi dobbiamo fare, nel senso, No, quando si guardate. divide il mercato. No, la segmentazione del mercato innanzitutto consiste nella segmentazione dei clienti, dei gruppi di clienti, quello è. Quando noi parliamo di mercato in questo senso, intendiamo il bacino di potenziali utilizzatori del mio prodotto, di potenziali acquirenti dei miei servizi, dei miei prodotti. Quindi la segmentazione del mercato, quando sentite parlare di segmentazione del mercato, significa individuazione dei vari gruppi di clienti, che come io vi ho consigliato nei giorni precedenti, non deve mai essere superiore a tre, soprattutto per tre gruppi differenti, soprattutto per chi avvia una nuova iniziativa di impresa. Perché se ricordate bene, io devo capire quali sono questi gruppi in base ai soggetti che considero in ciascuno di questi gruppi, perché tutti questi soggetti di ogni gruppo devono avere caratteristiche simili. E quindi da queste caratteristiche simili emergono esigenze comuni che io intendo soddisfare con il mio prodotto o servizio. Ok? Quindi, dopo la segmentazione del mercato, individuo perciò i clienti, descrivo per bene. Quindi segmentazione, individuo i gruppi di clienti. Poi definisco le caratteristiche e le esigenze. Ovviamente allo stesso modo. Conoscere il mercato significa conoscere anche chi sono i nostri concorrenti, principali e secondari, diretti e indiretti. I concorrenti diretti sono coloro i quali offrono la stessa tipologia di prodotti o erogano le stesse tipologie più o meno di servizi allo stesso modo di come faccio io. I concorrenti indiretti sono invece coloro i quali offrono anche altri prodotti o erogano altri servizi, tra i quali è compreso magari anche il mio, di prodotto o di servizio. Chi saranno i fornitori, soprattutto nel caso in cui ho bisogno di materie prime, o nel caso in cui ho bisogno di particolari beni immateriali, per esempio nel settore della grafica 3D, i fornitori sono coloro i quali ovviamente mi devono fornire le relative licenze per poter utilizzare particolari, no? Per poter utilizzare particolari applicativi, per esempio. Chi saranno i partner? Quindi le partnership che intendo ovviamente stipulare. Quale sarà il mio piano di comunicazione e di distribuzione all'interno sempre di questo mercato? Va bene, questo è per quanto riguarda il mercato. Dopodiché si passa
ad indicare quella che è la propria struttura aziendale. Guardate, questo è un indice di business plan piuttosto complesso, eh? Però è meglio partire da uno complesso per poi magari, a seconda delle esigenze, redigerne uno più semplice. Anche perché potete capire come per ciascuno di questi capitoli che abbiamo individuato ci sono dei capisaldo importanti, no? Ok? Quindi, l'analisi della struttura aziendale mi porterà ad indicare la sede dell'attività, descriverla, indicare quali sono gli investimenti principali previsti dalla mia azienda, quale sarà la struttura organizzativa che avrà, e poi passeremo all'analisi degli obiettivi di breve e medio-lungo periodo. Quando parliamo di obiettivi, quindi parliamo di quali sono gli obiettivi di un'azienda, quali possono essere? Esatto, in maniera molto nuda e cruda. Obiettivi di fatturazione, di vendita, ok? Gli obiettivi a breve e a medio-lungo periodo. Indicheremo quella che passeremo all'analisi SWOT, cioè indicando i punti di forza e di debolezza del progetto, ok? Effettueremo un'analisi economica e finanziaria. Vedete che poi, man mano che andiamo avanti nella redazione, ogni contesto redazionale comprende i dati già acquisiti nella parte precedente. Per esempio, nell'analisi economico-finanziaria noi metteremo tutti i dati che abbiamo individuato, che abbiamo indicato negli obiettivi, ad esempio, di vendita, quindi gli obiettivi di fatturato. Perciò, qual è il fatturato previsto, quali saranno i costi previsti, per poi avere un'analisi economico-finanziaria completa che tenga conto anche delle imposte che dovrà pagare l'impresa e quant'altro, no? Infatti, le previsioni di vendita, il piano degli investimenti, i costi di esercizio e il conto economico-previsionale. Conto economico-previsionale, cioè il conto economico che tiene conto, appunto, di questi dati, ok? I ricavi dalle vendite, i costi che emergono dalla produzione, eccetera, eccetera. Per poi prevedere i flussi di cassa. Previsione di flussi di cassa significa che fabbisogno di denaro io avrò e come io lo finanzierò attraverso le mie risorse. Finanzierò nel senso come sosterrò questi flussi di cassa, questa esigenza di cassa. Questo fabbisogno di cassa. Poi, per i business plan più complessi, si va a redigere quella che è la matrice di analisi di sensitività, che non ve lo sto a spiegare, però diciamo in un certo senso, in maniera più sintetica, nel vostro caso andremo a definire qual è il posizionamento strategico sul mercato competitivo, quel posizionamento di vantaggio che, secondo me, questa mia iniziativa imprenditoriale mi darà all'interno del mercato in cui io sto operando. Va bene? Quali sono gli errori da evitare? C'è un imprenditore, quali errori deve evitare? Innamorarsi della propria idea contro ogni evidenza oggettiva. Che vuol dire secondo voi questo? Nel momento in cui devo avviare un'iniziativa d'impresa, perché io non mi devo innamorare dell'idea contro ogni evidenza oggettiva? Perché presi dall'entusiasmo della nostra iniziativa che ci piace, cioè questo ci fa diventare poco obiettivi, ok? E quindi non ci permette di individuare quali potrebbero essere i punti critici, quali sono le criticità. Cioè, in quello che abbiamo noi definito nei giorni precedenti un'analisi dei rischi, non ci permetterebbe di analizzare in maniera obiettiva i rischi di impresa. Altro errore da evitare, pensare che la pianificazione aziendale non sia funzionale nel caso di piccole o piccolissime attività imprenditoriali, quello che ci siamo detti prima, cioè pensare che la redazione di un business plan, quindi la pianificazione di impresa, sia un qualcosa che non possa riguardare me che devo avviare una piccola attività, sono da solo, lavorerò da casa, no, assolutamente. Se vogliamo lavorare alla cieca,
Va bene, ma se vogliamo diventare un qualcosa di concreto, dobbiamo pianificarlo. Nella stesura del business plan, dare eccessiva rilevanza all'analisi contabile e finanziaria, perché molte volte si pensa che un business plan sia un documento tecnico-economico. È un documento tecnico, lo è anche economico, ma altrettanto importante è la fase descrittiva, perché mi aiuta a non fossilizzarmi sui numeri nudi e crudi, ma a pensare la mia idea, a descriverla, la mia iniziativa, a cercare di far capire a me stesso o agli altri dove mi troverò tra qui e 3 anni, cosa sarò diventato, cosa voglio diventare, se ovviamente anche i dati economici, finanziari me lo permettono. Ok? Altro errore, ritenere di possedere già tutte le conoscenze, le informazioni e i dati necessari alla stesura del business plan, cioè della serie più o meno penso che. No, infatti, come avete visto prima, nelle fasi da seguire, la redazione del business plan viene all'ultimo posto, viene alla fine, dopo tutte le fasi di raccolta delle informazioni, dell'acquisizione di dati, la ricerca delle informazioni, la corrispondenza della veridicità o meno delle fonti, l'acquisizione dei dati, ok? Voler raccogliere informazioni le più precise possibili senza porsi dei ragionevoli limiti. Può accadere, e accade molto spesso, questo accade soprattutto per gli operatori come me, che magari aiutano e supportano non gli altri, la ricerca spasmodica di quanti più dati precisi possibili, di quanto, cioè, a un certo punto devi avere l'obiettività di dire, beh, è abbastanza, è sufficiente questo, quello che ho fatto. Mi può fungere da guida, ecco quel fatto, no? Quello che dicevamo all'inizio, deve avere 15-20 pagine, perché altrimenti può diventare uno studio, cioè un business plan non deve diventare un documento stucchevole, eterno, che io non riuscirò mai a chiudere. È quando avvio l'impresa, altrimenti, ok? Altro errore, fermarsi di fronte alle prime inevitabili difficoltà. Quello che parlavamo con Anna Giulia l'altro giorno, non so chi c'era, forse nessuno di voi, il fatto del costo della società. Intanto redigiamo il business plan. Nel momento in cui ci rendiamo conto che l'idea è vincente, non la realizzerò adesso, la realizzerò nel momento in cui avrò la disponibilità di quel minimo capitale che mi permetterà di costituire la società, ma la realizzerò. Ok? È inutile fasciarmi la testa prima di rompermela. Allora, innanzitutto, questo è un esempio in negativo, facciamolo, volgiamo nel positivo, cioè innanzitutto rendiamoci conto di che cosa, a cosa stiamo pensando, e rendiamoci conto se ciò, su ciò che stiamo pensando possa essere un qualcosa di vincente, poi dopo ci porremo il problema, non ci fermiamo alle prime difficoltà. Altro errore da evitare, delegare ad altri la formulazione totale o parziale del business plan, e questo mi interessa in prima persona perché tanti vengono che dicono no. Io voglio chiedere i finanziamenti per il Nidi, voglio chiedere i finanziamenti in Vitalia. Non è che può aiutarmi a fare il business plan. No, tu ti siedi con me, ci mettiamo di fronte e lo facciamo insieme, perché l'iniziativa è tua, non è mia. Ok? È importante questo, perché tu deve essere parte di te stesso questo lavoro. Non va commissionato. A parte il fatto che se siamo di fronte poi a un valutatore se ne rende conto. Altro errore, infine, voler costruire il business plan nel tentativo di appropriarsi di agevolazioni o crediti. Questo può sembrare strano, ma è così. Questo per chiudere e dire, per farvi capire il concetto che il business plan non serve solo per acquisire le agevolazioni crediti. O se noi redigiamo un business plan per poter avere i finanziamenti di Invitalia, del Nidi, della Regione, quello che vogliamo. Comunque è un piano di impresa che dobbiamo seguire per la nostra stessa sopravvivenza, in primis, e soprattutto per costruire il nostro successo. Ok? Anzi, uniamo due piccioni con una fava, si dice, ok? Cioè, uniamo l'utile al dilettevole. Lo facciamo perché siamo costretti a farlo, ma visto che lo stiamo facendo, teniamolo presente.
Va bene? Questo in linea sintetica il discorso relativo alla costruzione di un business plan. Se noi adesso andiamo a prendere il business plan che avevamo fatto prima, che vi ho mandato, non so se avete dato un'occhiata, se vi fa piacere lo vediamo un attimo insieme, giusto per individuare queste sezioni. Ok? Anzi, no, io farei una cosa, ve lo lascerei a voi questo compito, magari qualcosina ve la fate a casa, vi rendete conto, andate a fare una corresponsione di elementi e vedrete che in quel business plan c'è questo, viene seguito più o meno questo schema, viene seguito, ok? Detto questo, andiamo un attimo anche a vedere un altro aspetto. Allora, il primo giorno abbiamo parlato delle start-up, no? Abbiamo detto che lo start-up è un'azienda che appunto si pone in una fase di avvio. E non abbiamo parlato del venture capital, cioè che cosa si intende per venture capital, cioè per partecipazione di capitale da parte di soggetti esterni. Vediamo velocemente un documento che io ritengo importante, abbastanza diciamo anche complesso in alcune sue parti, ma che sicuramente vi potrà tornare utile dal momento che rimane come documentazione che viene lasciata a voi. Allora. Vediamo un poco. Qui praticamente questo è un documento che è stato redatto da un gruppo di professionisti, tra i quali ho collaborato anch'io, che prende il nome di Business Opportunity. Chi siamo? Non interessa. È una presentazione. Qui si va subito a descrivere il concetto di venture capital e di private equity. Non so se ne avete mai sentito parlare. Allora. Parlare di private equity significa parlare di un'attività che si caratterizza per essere un investimento atto a trasformare e creare valore attraverso una strategia attiva. È chiaro come concetto? Cioè il private equity è un'attività che viene svolta affinché un investimento sia in grado di creare valore con l'adozione di una strategia vincente. L'obiettivo qual è ultimo del private equity? Quello di generare in un periodo medio-lungo una significativa plusvalenza, cioè un significativo guadagno, chiamiamolo così, detto tecnicamente capital gain, dismettendo la partecipazione acquisita, cioè andando poi pian piano a dismettere la partecipazione di terzi soggetti. Liquidandoli pian piano, ma su un accordo, diciamo, comune con questi stessi. Ecco perché si parla di startup e venture capital. Molte volte chi intende avviare un'iniziativa di impresa non ha i capitali sufficienti, quindi non è in grado di essere una startup attraverso le proprie risorse. Allora richiede finanziamenti esterni. Questi finanziamenti esterni o gli possono essere concessi in quanto vengono ad essere appunto gestiti da enti preposti a questo, come può essere Invitalia per esempio, o la regione stessa, oppure ci possono essere delle partecipazioni dirette di questi soggetti terzi attraverso delle venture capital. Partecipazioni attraverso le quali io, che sono il soggetto che ti offre questo capitale di ventura, io ti aiuto, ci voglio guadagnare anch'io, poi pian piano me ne esco fuori. Ok? Ho raggiunto in questo caso io come soggetto esterno due obiettivi. Uno, comunque, ho avuto un guadagno perché ti ho supportato. E in secondo luogo, però, poi me ne esco perché non fa parte della mia sfera di attività. Di core business si definisce, cioè di attività primaria. Questo possono sembrare aspetti lontani dalla vostra realtà. In realtà non è così, perché chi ha un'iniziativa di impresa che può essere vincente può scegliere due alternative, due strade da seguire: quella di ottenere eventuali finanziamenti se ci sono le opportunità, ma anche quella di coinvolgere partner esterni in venture capital. Ok? Questo è molto importante soprattutto nel settore dell'innovatività. Questo
Qui poi c'è una suddivisione in tre macro categorie che non andiamo a vedere perché diventa un po' troppo complesso. Vediamo solo questo: il venture capital può essere definito come il business of building business, cioè il business nel senso quell'attività di affari che permette di costruire altre attività d'affari. Ok? Business of building business. E quindi ha come finalità principale la propria finalità principale quello di porre la propria attenzione su attività che ancora non sono sviluppate, che quindi hanno bisogno di supporto, no? O che presentano un forte potenziale di sviluppo, come può essere un neoimprenditore come voi che lavora nel campo della grafica 3D, nel campo del qualsiasi altro settore, per esempio. E che ha individuato un fattore innovativo, quindi presenta un forte potenziale di sviluppo, sia dal punto di vista proprio della produzione che dal punto di vista del fatturato che quel prodotto fornirà. Allora io, Danilo, dico a Gabriele: ok, io investo con te, però non è il mio settore di intervento quello della grafica 3D, però ci vedo un guadagno, quindi ti aiuto, ok? Qui parla poi dei buyout, poi ve lo leggete, ma non interessa a voi in prima persona perché siamo già ad una fase più avanzata di impresa. Così come anche le special situation. Quello che interessa a voi sapere è questo, che quando parliamo di venture capital parliamo di un segmento particolare del private equity, cioè il venture capital è quella forma che vi ho spiegato che rientra nel private equity, cioè nella forma di nell'attività, o meglio, di intervento a supporto di altri che stanno creando affari, che stanno creando un business. E io trovo il mio business in quello. Ma non con scopi di lucro, vedete, è proprio un'attività di business of building business. Quindi è un'attività di investimento e di finanziamento che permette di sostenere la nascita e lo sviluppo di aziende che hanno un forte potenziale di crescita. Ok? Quali sono le caratteristiche dell'attività di venture capital? Investimenti nei settori di ricerca scientifica a base tecnologica e investimenti, quindi chi opera in venture capital è perché interviene in degli investimenti che riguardano la R&S, cioè la ricerca e lo sviluppo, ma il venture capital è anche quando ci sono interventi volti a favorire investimenti relativi alla fase di avvio, cioè di start-up e di primo sviluppo di nuove imprese, come potreste essere voi. Per esempio, un venture capital potrebbe essere anche una banca, no? Che dice: ok, io vedo il progetto di Gabriel di Grafica 3D, mi piace, mi sta chiedendo un finanziamento, ok, però facciamo una cosa, accettami proprio come partner perché io ho bisogno per un determinato periodo di quel tipo di servizio, tipo prodotto servizio, ok? Allora io investo in te, ti aiuto, divento tuo partner, ci guadagno. Ok, poi nel momento in cui non mi serve più, io intanto ho aiutato te a crescere e avviarti, e nello stesso tempo pian piano mi liquidi, me ne esco fuori. Ok? Allora. Questo lasciamo stare, l'attività di investimento non ci interessa, lo vediamo velocemente perché sono 55 slides, io vi dico quali sono le più importanti ovviamente. Poi se vi fa piacere ve li leggerete per conto vostro perché fanno parte di un importante bagaglio questo di conoscenze. Allora, tenete conto che un qualsiasi investimento, anche un investimento iniziale, in un'analisi portata all'interno di un business plan, deve essere indicato con il suo ciclo di vita. Infatti, come potete leggere nella slides, per valutare quali sono le potenzialità di successo di un investimento di un'azienda, bisogna concentrare l'analisi soprattutto su tre fattori. Il primo
il profilo di chi intraprende, dell'imprenditore, qual è il suo progetto e quali sono le condizioni di investimento. Chi decide di intervenire in venture capital va ad analizzare questi tre aspetti. Chi sei tu che mi stai proponendo questa iniziativa? Qual è il tuo progetto? E quali sono gli investimenti, quali sono le condizioni richieste per effettuare quegli investimenti che tu mi stai indicando? In questo modo io determinerò anche il ciclo di vita dell'investimento stesso. Qui abbiamo dei dati relativi al mercato del private equity venture capital, la distribuzione per tipologia, i finanziamenti e le nuove imprese, vedete, sono molto interessanti. Allora, questa è una slide importante. Quali sono i quattro motivi principali per cui un venture capitalist, cioè un soggetto che interviene per investire nella tua iniziativa di impresa, decide, o meglio, si rifiuta di aiutarti? Infatti qui dice per cui venture capitalist rifiutano le domande dette application dal punto di vista economico internazionale di finanziamento, perché in te vedono una scarsa capacità manageriale nel 33% dei casi, perché mancano gli obiettivi, chiari obiettivi economici, cioè il modello di business non è condivisibile con venture capitalist nel 29% dei casi. Guardate, la mancanza di chiari obiettivi economici è anche molto importante nella valutazione di chi vi deve finanziare normalmente come startup, quindi nei finanziamenti strutturali europei. Cioè, se io non indico per bene quali sono gli obiettivi economici, probabilmente non convincerò il finanziatore. Poi, mancanza di chiara strategia di crescita o anche poco commitment da parte degli imprenditori, poco saperci fare in questo senso. Poi ci sono tutta una serie di conclusioni in questo studio che risulteranno essere importanti, che sono importanti, e se vi fa piacere potete anche andare a leggerveli. Vedete? Criteri valutativi delle start-up, l'analisi del business plan. Quindi nel momento in cui voi fate un'analisi, un business plan, chi lo analizzerà solitamente terrà presente determinate dinamiche che si svilupperanno in relazione a quello che avete scritto e che riguardano soprattutto due direttrici: l'evoluzione interna alla società target nel tempo, cioè la tua idea di impresa, che evoluzione avrà, che impatto avrà all'interno di quella che è la realtà socio-economica. Sarà un impatto vincente? E soprattutto, un altro aspetto importante dell'analisi del business plan è il confronto con quelli che sono i risultati dei vostri concorrenti. Ok? Quindi a me interessava farvi vedere questi aspetti qui, per quanto riguarda il venture capital. Poi, ripeto, ve lo lascio come materiale. Dimmi, la slide di prima, quale? Questa? No, scusami. Quella che abbiamo visto, aspetta che c'è. L'ultimo. Abbiamo detto che dal report emergono quattro, da questo report, da questo studio che abbiamo effettuato, emergono quattro motivi principali, ok? I primi tre: poco commitment da parte degli imprenditori, cioè poca commissione, poca, come posso descrivervi? Per commitment possiamo definire proprio la capacità di adeguarsi degli imprenditori a quella che è la realtà nella quale si stanno andando a inserire. Cioè, poca flessibilità dell'imprenditore, in poche parole, ok? Questo, in questo senso. Commitment in realtà indica un termine economico molto più complesso, però voi intendetelo in questo senso, perché ripeto, è una sintesi che stiamo vedendo, quindi a voi non interessano questi, perché questo poi è uno studio che abbiamo effettuato per degli aspetti molto più importanti, molto più consistenti per delle aziende. Voi intendetelo sotto questo punto di vista, ok? Quindi questo per quanto riguarda anche il... La differenza che c'è tra le start-up e le venture capital, no? Cioè
le situazioni di startup in cui io azienda sto nascendo, un neo imprenditore, intendo avviare la mia iniziativa di impresa, magari usufruendo di finanziamenti ordinari o agevolati, o le situazioni in cui io mi rivolgo ad un venture capitalist per dire: scusate, la mia idea è questa, vi convince? Questo è il mio business plan, ci volete guadagnare anche voi? Ok? Quindi questo è il percorso che viene eseguito. Detto questo, in questi ultimi 10 minuti rivediamo un attimo quei modelli di business che avevamo visto prima, giusto velocemente, anche per chi ha intenzione di continuarlo a redigere. Non so se tu, Gabriel, l'hai continuato poi nelle altre... Hai visto? Ok. Adesso lo apriamo un attimo. Prendiamo come riferimento sempre quello del lavoro autonomo di Invitalia, come ditta individuale. Abbiamo un buon sottofondo batteristico. Se avete anche altri argomenti che volete approfondire di quelli che abbiamo visto in questi giorni, che stiamo vedendo, ditemelo, perché li possiamo anche approfondire. Altrimenti io cerco di fare una carrellata in 6 giorni, non è che in 6 pomeriggi. Non è che possiamo analizzare tutto il mondo della imprenditorialità, insomma, ecco. Allora. Riprendiamo in questo modello di business plan, vedete, come avevamo visto l'altra volta. Come vedete, la sezione relativa alle tipologie di clienti, no? Il mercato dell'iniziativa, indicazione della tipologia dei clienti, quindi l'individuazione dei gruppi, vediamo un poco se lo allarghiamo un poco, ok, l'individuazione dei gruppi di clienti, descrizione delle caratteristiche che li contraddistinguono, bisogni da soddisfare che esprimono, numerosità del gruppo riferita all'area geografica di interesse e il numero di clienti appartenenti al gruppo che intendiamo acquisire. Ne abbiamo parlato ieri. Allora, no, prima di passare a questo, come vi avevo fatto vedere in quell'esempio ieri, qui ci dice indicare il motivo per cui si è scelto di rivolgersi proprio a tali gruppi di clienti. Vedete la parte descrittiva che è fondamentale del business plan? I punti di forza e di debolezza dell'iniziativa proposta, ne abbiamo parlato. No, allora, in base a quella che è l'iniziativa che voi pensate anche come esercitazione, i dati da inserire, quelli che già conoscete, perché non abbiamo il tempo di ricercarli, quindi se voi avete pensato l'idea X, per esempio, chi saranno i miei gruppi di clienti? Secondo me i gruppi di clienti saranno questi perché le caratteristiche di ciascun gruppo è queste, sono queste, le esigenze sono queste, eccetera, eccetera. Quali sono i punti di forza e di debolezza della mia iniziativa? Chi saranno i concorrenti principali, se li conosciamo, se non li conosciamo lasciamo stare? Quali sono le minacce e le opportunità che vi dicevo ieri relative ai fattori esterni? La sezione F, le scelte strategiche. Allora, dunque, F1, i prodotti e servizi. Qui dice indicare i prodotti e servizi che si pensa di offrire, specificando a quale gruppo di clienti ciascun tipo di prodotto o servizio è destinato. Molto semplice, questo va fatto. Esatto, come quello. Che cosa io offrirò? No, quello era dei clienti. Qui anche come faccio per il mercato, per i clienti, devo farlo anche per i miei prodotti. Che cosa sto offrendo? Che prodotto, che servizio? Descrivendolo brevemente e indicando a quale dei gruppi di clienti che ho indicato nella sezione precedente penso sia più consono, ok? Una volta indicati i prodotti e servizi devo essere in grado anche di indicare il prezzo di vendita, ovviamente no, devo essere in grado, devo determinarlo, prima o poi lo devo determinare, ecco perché va determinato alla fonte, no? Al netto dell'IVA, ovviamente, e indicando anche
per ciascun prodotto o servizio, se offerto da altri concorrenti, qual è il prezzo medio di mercato? Vedete, questa è una comparazione molto importante, perché mi permette anche di capire, attuerò una politica di marketing di prezzo, cioè prezzo più basso rispetto agli altri? Lo posso fare, però non devo correre il rischio di svalutare il mio lavoro, il mio prodotto o il mio servizio. Decido di adottare un prezzo più alto rispetto a quello medio di mercato? Lo posso fare. Perché io offro quel prodotto, quel servizio in una man in maniera esclusiva, in maniera innovativamente migliore, ok? E quindi posso anche permettermi, dimmi. No, vedi, nella presentazione tu dovrai fare un richiamo a queste tabelle. Infatti, quello che vi dicevo io, nella redazione di un business plan, voi troverete sempre la presentazione dell'idea, ok? Qualunque esso sia business plan. Allora, cominciatela a compilare già. Io solitamente lo considero come un contenitore dove butto tutte le informazioni, va bene? Poi alla fine gli do la forma. Quindi io la comincio a redigere, poi man mano che miglioro la mia redazione, man mano che approfondisco, vado a inserire questi dati. Di solito si fa così, si inseriscono tutti questi spunti, poi alla fine faremo un discorso organico in quella sintesi. Soprattutto per quanto riguarda il prezzo di vendita. Per esempio, io offrirò nell'offerta dei miei servizi indicati nella tabella F1, ho deciso di praticare un prezzo mediamente più basso rispetto a quello dei miei concorrenti. Sì. Comunque sia, poi devi vedere più o meno come comparare Esattamente. i prezzi con gli altri concorrenti. Esattamente. Vedete che questo, se io non lo faccio perché non faccio un business plan, lo farò poi dopo, per forza. Non è che mi metto a offrire senza sapere gli altri che fanno. Allora lo faccio prima, in maniera tale che in fase di startup so già come mi devo comportare, so già come devo operare. Non perdo tempo, automaticamente diminuisco i rischi d'azienda, di imprese, i rischi di start-up. È normale, in questo modo sicuramente ridurrò i rischi, sicuramente. Vedete, poi viene scritto, ci trovate scritto, indicare il criterio utilizzato per determinare il prezzo di vendita dei prodotti e servizi. Anche qui devo specificare il criterio di vendita. Lo devo fare per convincere in caso di finanziatori. In caso di venture capitalist lo devo fare perché a maggior ragione, io ti sto chiedendo investi su di me, ti sto spiegando il perché, ma lo devo fare anche se lo faccio per me stesso, perché non devo mai dimenticare qual è stato a mente, diciamo, serena, nella fase di studio, il criterio che mi ha portato a pensare che nel primo anno, nei primi 3 anni, dovrò praticare un prezzo per quel prodotto diverso da quello medio perché me lo indico. Ultimamente ci sono stati dei clienti miei che io avevo seguito un po' di anni fa, che avevano preso dei finanziamenti per microimpresa, che grazie a Dio è andato bene l'attività, sono cresciuti, crescono, hanno ogni anno, sebbene ci sia un periodo di crisi, hanno un minimo di incremento di fatturato. E parlando, incontrandoli dopo un po' di tempo che non ci vedevamo, con piacere mi sono sentito dire: ma lo sai che io sono andato a siamo andati a riprendere il lavoro che avevamo fatto all'epoca per chiedere il finanziamento. Sì, l'abbiamo seguito il primo anno, il secondo anno, poi comunque, sai, cominciamo a camminare con le nostre gambe, bene o male. Lo abbiamo ripreso dopo un po' di tempo e ci siamo resi conto che in automatico seguivamo quei criteri che avevamo indicato, cioè senza, non è che l'avevamo memorizzati, però era in automatico che le nostre strategie aziendali di impresa. Si tratta di due soci, non è che stiamo parlando di chissà che cosa. Comunque, in automatico eravamo impostati in quel modo perché avevamo lavorato insieme e avevano loro dato le indicazioni. Il mio compito è quello solo di essere il direttore d'orchestra alla fine, di acquisire queste informazioni e di dargli una forma che sia progettuale, no? Infatti,
la nostra attività viene definita quella di project management, cioè di gestione del progetto, perché non è che noi siamo tecnici, architetti, ingegneri, amministratori, cioè noi dobbiamo essere in grado di poter rendere, per chi ci chiede ovviamente assistenza e consulenza, di poter trasformare la loro idea in un progetto. Ok? Vedete, qui poi continua, i canali di vendita dei prodotti e servizi, cioè indicare come si pensa di commercializzare i propri prodotti e servizi, direttamente o indirettamente. Se indirettamente dobbiamo specificare le modalità che si intendono utilizzare. Quindi vedete, direttamente, indirettamente. Se indirettamente specificare in che modo, attraverso agenti di vendita, attraverso un e-commerce, attraverso dei distributori o altro. Va bene? F4, scelte promozionali. Importante, indicare le attività che si pensa di avviare per far conoscere la propria attività e i costi stimati. Quali saranno le mie iniziative promozionali? Pubblicitari, volantinaggio, affissioni, passaggi su radio locali, stampa locale, dépliant, siti internet, presentazione di prodotti, partecipazione a fiere, campioni gratuiti e altro. E dovrò, in questo caso, per il lavoro autonomo, indicare il costo che penso di sostenere per il primo anno di attività. Nel business plan per microimpresa per i 3 anni si richiede una previsione triennale, perché lì il finanziamento è più grosso, no? Alla fine, se più o meno voi riuscite a rispettare queste stime, alla fine vi sapete dare effettivamente un indirizzo ben preciso di quali costi sostenere nel corso del vostro anno di attività per la promozione. Solitamente, esiste una regola generale che ci porta a dire questo, che bisognerebbe destinare circa un 5% del fatturato mensile previsto ad attività di promozione. Ok? Un 5%. Quindi io penso di fatturare, dico, non guadagnare, fatturare, quindi di avere dei ricavi di vendita. Non lo so. 100.000 euro in un mese, parlo di azienda già di un certo spessore, diciamo 10.000 euro in un mese, in quel mese 500 euro li devo destinare alla mia promozione. Ok? Scegliendo le strategie più adeguate a seconda del periodo, a seconda dei tempi. Quindi uno specchietto di questo tipo, che sembra una cazzata, passatemi il termine, in realtà non lo è. Quindi non lo è, perché non è che dico, beh, mo di volantinaggio, affissioni, sito internet, eccetera, eccetera. No, non è così. Perché in questa sezione io sto determinando il mio budget previsionale di spesa per la promozione. Che poi le aziende di un certo tipo, sulla base di questo specchietto, poi redigono il loro piano operativo di marketing, il piano strategico di marketing, in cui si distribuisce anche si individuano le campagne promozionali, periodiche, attraverso le quali spingere più questo prodotto rispetto a quest'altro, questo servizio che rispetto a quest'altro, e via dicendo. Infatti, anche qui poi dobbiamo indicare i criteri utilizzati per la scelta delle iniziative promozionali. Fattore di c'è da seguire uno schema ben preciso, anche perché lì esiste proprio un ambito inerente a quello che viene definito il galateo funerario, cioè non è che voglio dire le migliori imprese di onoranze funebri hanno delle procedure gestionali ad hoc. Guardate, nulla è lasciato al caso quando le aziende sono serie, cioè sono importanti, anche piccole, di piccole dimensioni, ma sono importanti. Solitamente non lasciano nulla al caso. Ok? E ci fermiamo qui, perché poi la sezione successiva riguarda il piano degli investimenti e da qui passiamo alla situazione proprio puramente economico e finanziaria. Quindi, per oggi abbiamo visto un poco questi aspetti importanti, che cosa si intende per innovazione, quindi come concetto di knowledge management, che poi quindi di gestione e direzione delle conoscenze, che poi andremo ad approfondire se avremo tempo ancora. Che cosa significa trasformare un'idea imprenditoriale innanzitutto in idea vincente, ma questo grazie soprattutto alla redazione di business plan. E abbiamo continuato a vedere il nostro modello di business plan. Ok?
nella lezione di domani vediamo un pochettino di affrontare qualche altro argomento che spero possa essere interessante per voi. Va bene? Ok, ci vediamo domani allora. Arrivederci.